Diego Zanaica racconta un progetto etico e attento al contesto a Lecco. Vediamo. Diego, partiamo da te. Cosa significa per te energia? Ma per me energia significa equilibrio. L'energia è la forza che abbiamo noi di trasmettere i nostri progetti. Che progetto porti oggi ad Archi Energy? Oggi porto un progetto importante che abbiamo fatto a Lecco con i nostri collaboratori, ragazzi, che ci tengo a sottolineare. Abbiamo un team di 30 ragazzi che lavorano ogni giorno con noi ed è una fucina di idee. Il progetto che abbiamo fatto, sostenuto a Lecco, è stato incredibile. Perché? Intanto partiamo da una rigenerazione urbana. Già questo, abbiamo preso un lotto che era su 15.000 metri, aveva 24.000 metri di superficie utile. Noi abbiamo convinto la committenza di usarne metà. E questo è già stato il primo equilibrio che abbiamo trovato nel progetto. Destinazione d'uso? Destinazione d'uso, residenziale, 4 fabbricati di 6 piani, ogni fabbricato ha 24 appartamenti, e una piazza commerciale di 2.500 metri. Come avete fatto, comincia le committente, a ridurre? Perché ha capito che questo progetto, sia per noi che per lui, diventava una sfida. È una sfida che ci ha portato a vincere anche dei premi. Quindi questo per lui è stata una doppia soddisfazione. A livello tipologico, alcune immagini stiamo vedendo, vi siete riferiti a delle preesistenze? Avete lavorato su contemporaneo? Ora lì abbiamo il lago, abbiamo Rosegone, che è il monte che fa il faro su Lecco, e quindi abbiamo preso, pensate, nel nostro studio abbiamo messo 50 essenze di piante, ma tutte autoctone, quindi abbiamo cercato di ricreare all'interno di quest'area il luogo che c'è, non abbiamo cercato di creare qualcosa che non c'è. Le residenze abbiamo cercato di creare sempre i doppi affacci, in modo che avessero luce da due lati gli appartamenti, dei grandi spazi esterni, perché proprio per l'equilibrio che dicevo prima, la forza, un polmone verde, quindi oggi tu devi vivere anche all'esterno. Abbiamo obbligato, e lo dico obbligato, a tutti i condomini di scegliere solo i colori degli arredi esterni, perché non volevamo sminuire il progetto, nello stesso tempo dare a loro più forza. Quindi abbiamo giocato con il verde sulla diversità di colori di fioritura e sulle terrazze con la diversità di colore, con gli stessi prodotti. Il verde come strumento di progettazione, si dice oggi. Senti, invece a livello impiantistico cosa avete? Beh, a livello impiantistico abbiamo usato gli ultimi sistemi, cioè la centrale termica l'abbiamo portata in copertura, perché sotto abbiamo fatto due piani di interrato, in modo l'area era un declivio di circa 7 metri. Abbiamo cercato di mettere i 4 edifici anche distanti e ruotati, in modo che avessero degli scorci che nessuno di questi impedisce le viste. Quindi abbiamo portato sopra la centrale, abbiamo creato una pompa a calore energia, ogni fabbricato si alimenta da sé con un impianto fotovoltaico di 20 kW, è stato un grande successo. Senti, a proposito di questo, per chiudere, un progetto normalmente passa il testimone a un altro progetto. Che cosa avete imparato velocemente da questo? Abbiamo imparato che non sempre si deve usare tutto quello che è il volume. Si deve anche guardare qual è la sostenibilità dell'intervento per tutti, perché la prima cosa che abbiamo pensato è chi ci vive e chi c'è attorno. Quindi è stata l'integrazione tra contesto, interno e contesto. Grazie. Grazie a voi.